Oh, buongiorno a tutti, eccomi qua di nuovo con voi. Intanto volevo ringraziarvi perché non mi aspettavo di avere così tante, come si dice in termine tecnico, followers. E la cosa ovviamente mi riempie tutto il mio narcisismo, mi riempie di gioia e mi appaga enormemente. Oggi sono qui per condividere qualche pensiero. Sempre relativamente al discorso alimentazione, ma soprattutto prevenzione, studio in tema di neoplasie, neoformazioni, eccetera. E allora ne vengo da Bolzaneto, oggi è una giornata particolarmente fredda, dico non è il caldo che mi dà la testa, non è assolutamente la chetogenica, è piuttosto il freddo. Ci sono delle cose rapidamente che voglio condividere, non tornano. Nella mia esperienza quotidiana, quando visito dei pazienti, e fortunatamente capita anche abbastanza spesso, di trovare degli ultracentenari che sono ancora in ottime condizioni di salute e scherzosamente tante volte dico, o perlomeno penso, bisognerebbe studiarli geneticamente. E allora ho fatto questo parallelismo. Nelle neoplasie succede, mi sono andato a vedere due o tre cose. Condividerò poi con voi il video di un americano dal nome scandinavo direi, molto difficile da ricordare, che ha avuto un problema importantissimo con una capa prostata inoperabile e l'ha risolto. E mi sono chiesto, ma gli scienziati effettivamente lo studiano? Poi voi trarrete tutte le vostre conclusioni, non voglio assolutamente mettermi di mezzo, però la cosa non mi sembra che accada. Vengono queste persone che guariscono dalle neoplasie, vengono tra virgolette viste come l'eccezione fastidiosa, secondo me. Guardatevi il video, io adesso sto combattendo con la mia scarsa tecnologia, capacità tecnica, devo un po' studiarmi il discorso su YouTube, vi posto comunque il link e in qualche modo insomma andatevelo a vedere. Buona giornata a tutti, ciao, Doc Andrea Rebizzo, ciao.